se Andrea fosse tornato in questo mondo, fosse resuscitato. Aspetta, aspetta, no, 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 no. Stai attenta, con certe cose non si scherza, Monica. Ma io non sto scherzando, ti pare che abbia voglia di scherzare, sto dicendo la verità. Ti è apparso Andrea? Sì, o almeno credo. Come posso dirti? Beh, lo stesso timbro di voce. Sì, i capelli erano molto simili. Pressa poco erano alti uguali, sì, più o meno. E anche gli occhi, il viso. Forse lo sguardo era un po' più profondo. E dove l'hai visto? Scommetto durante una seduta spiritica. No, ti sbagli. Ero alla villa quando mi è apparso. Eri là? Che paura. No, anzi, aspetta. No, non ero lì. Beh, deciditi, dove ti è apparso? Ero al cimitero. L'ho visto lì la prima volta. L'hai visto dentro al cimitero? Sì, Emma, lì. No, San Pancrazio, no, non è possibile, non ci credo. Io mi rifiuto di credere a queste favole. Anch'io all'inizio non volevo crederci, ma invece è così. Non potevo credere ai miei occhi. Eppure ti sto dicendo la verità, ti giuro. L'ho visto, Emma. Hai visto il fantasma? Ma che diavolo stai dicendo? Io ho detto, è come se Andrea fosse resuscitato. Non ho parlato di un fantasma. No. Capisci? Era il figlio di Andrea. Andrea aveva un figlio, è chiaro? Allora, adesso capisco il mio errore. Adesso capisco anche il mio rifiuto. Questo voler scappare da lui non è altro che lo stesso amore, capisci? No, spiegati. Emma, è lo stesso amore, il mio amore per Andrea. Adesso l'ho ritrovato. Ero un po' indecisa se venire a disturbarla. Ma Mirta mi ha detto che non era ancora a letto. Come sta? Non ti avrei perdonato se non fossi venuta questa sera stessa a dirmi com'è andato l'incontro. Hai visto quella persona? Sì, l'ho appena lasciato. E dico persona solo perché voglio conservare una certa eleganza nel linguaggio. Ma Flavio mi ha comunicato che quel bel giovanotto merita piuttosto la qualifica di animale selvatico. Beh, è un po' esagerato. Allora, avanti, racconta. Qual è stato il risultato del vostro colloquio? Prima di tutto, però, le devo comunicare una notizia. Irma Faria è viva. Come lo sai? Te l'ha detto lui? L'ho saputo prima. Ho parlato con lei. L'hai vista? No. Le ho parlato al telefono. Quando ho chiamato in albergo per fissare l'appuntamento. Lei non sa cosa ho provato quando ho sentito la voce di quella donna che Andrea ha tanto amato e che gli ha dato un figlio. Ma via, che cosa dici? Mi sembra assurdo che tu sia gelosa di quella donnetta. È più forte di me. Anche se ormai è passato tanto tempo. Anche se Andrea è morto. Io continuo a provare un odio profondo per quell'altra donna che è riuscita a conquistarlo. Alla quale Andrea ha dato tutto. Tutto quello che non ha dato a me. Compreso il nome. Per favore. Non pensare più a questo. Ma adesso calmati e racconta. Sentiamo un po'. Che impressione ti ha fatto quel ragazzo? Di che cosa avete parlato? Che cosa hai ottenuto? Dimmi. Niente.
Assolutamente niente. Ma scusa, come sarebbe? Non hai cercato di farlo desistere dalle sue pretese? Non hai provato a convincerlo? Lo avrai intimidito, almeno. Ho preferito usare un'altra tattica. Gli ho detto che la famiglia Mejia Gomez era ben disposta ad accettarlo come erede. Cosa? In cambio di un'alleanza con noi, per distruggere Monica Morelli. Ma come ti è potuta venire in mente un'idea del genere, Simona? Sei diventata matta? Perché gli hai fatto questa proposta? Come se non ti avessi detto mille volte che a nessuno di quei due, né a lui né a lei, io sono disposta a riconoscere anche il minimo diritto. Calma, calma. Hai abusato della mia fiducia. Sì, hai abusato della mia fiducia. Io ti avevo affidato tutta la responsabilità, ma tu non hai voluto seguire le mie indicazioni. Eppure sono stata chiara. Io volevo che tu usassi le tue capacità, le tue risorse, per togliere di mezzo quello... Calma, ogni cosa a suo tempo. Non si preoccupi e abbia fiducia in me. Non la deluderò. Però tu... Non guadagneremo nulla ad avere troppa fretta. I nemici devono essere attaccati uno alla volta. Ma senti... Signora Amelia, non possiamo permettere che si alleino per affrontarci. Per adesso ci conviene avere quel ragazzo come alleato. La prima che si deve distruggere è quella donna. È lei. Monica Morelli. È lo stesso uomo. Per me è lo stesso, però è differente. Ah. Hai capito? No. Non hai capito? No. Come faccio a spiegarti? È lo stesso sentimento. Io provo la stessa cosa che ho provato la prima volta che ho visto Andrea allo stadio. Ti ricordi quando vendevo il caffè? Sì. È il preciso, identico sentimento. Però non è lo stesso. È differente. Ma solo da quando sono qui, a casa tua, io me ne rendo conto. Posso ragionare, stando così tranquilla. Mi capisci adesso? Monica, tu stai male, hai la febbre. Vado a prenderti un'aspirina. No, per favore, Emma, siediti. Io ho bisogno che tu mi capisca. Ho bisogno che tu mi creda fino in fondo. Mi vuoi ascoltare? Sì. Cercherai di capirmi? Bene, allora, è come se io avessi ritrovato Andrea, capisci? Però come se fosse tornato indietro di 20 anni, perché è molto più giovane. Beh, solo che... il miracolo non si verificherà di nuovo. Perché lui mi odia. E perché ti odia? Perché è convinto che io abbia usurpato il posto di sua madre, che tutto quello che spettava a sua madre stia cercando di ottenerlo io. Questa gente pensa solo agli interessi, mi sembra così assurdo. Lo dici a me che certe cose mi fanno star male solo a pensarci. Infatti mi sento come se avessi dei macigni nella testa. Ti vado a prendere 4 aspirine, vedrai. Emma, che tutto... ti ho detto di rimanere seduta. Sono venuta qui solo perché tu mi ascolti. Dimmi se mi vuoi ascoltare oppure no. Sì, mi sì, ascolti sì, fino alla sì, fine. Okay. Però fino alla fine non ti muovi più. Ok? Okay? Siamo intese? Andrea non si era sposato, però aveva riconosciuto quel figlio. Mi capisci? No, voglio dire, sì. Povera Monica. Sì, solo che c'è una cosa a mio favore. Meno male. Quale? Ecco, io non gli ho detto di essere Monica Morelli. Beh, allora è tutto risolto, sei a cavallo. Però non posso passare tutta la vita a nascondermi, non ti pare? No. È un problema serio, eh. Ascolta. Come mi piacerebbe poterti aiutare. Puoi farlo. Tu lo credi? Sì, certo, puoi farlo, ti dico. Beh, soltanto che dovresti raccontare una bugia grande come questa casa. Non so se te la senti. Io ho già cominciato a dirne una, no? Il fatto è che io da sola non riesco a combinare niente. Quindi è necessario che tu mi aiuti.
Senti, ti avverto, ragazzina, scherzare sulle questioni serie è pericoloso. Mi conosci, io sono un disastro per fare certe cose. Che cosa dovrei fare? Devi dire che tu sei Monica Morelli. Ah, bello, divertente. E chi vuoi che mi creda? Se riesci a convincere lui, mi basta. Ma dico io, ma con che testa ragioni per farti venire con la mia, con la mia. Senti, ti pago. Io ti pago. Ora sono milionaria, perciò ti do uno stipendio se ti fai passare per me, eh? Non è un problema di soldi, il problema è un altro. Puoi chiedermi quello che vuoi, io te lo darò. Però per favore aiutami, aiutami. E poi, gli ho già detto che mi chiamo Emiliana. Ah, bene, sì. Che? Fino a prova contraria, Emiliana sono io. Beh, che cosa importa? Cambiamo e tutto è risolto. Che? Monica, tu devi essere malata nel cervello. Emma, per favore, solo per una settimana, non di più. Giusto il tempo per sistemare la sua faccenda. Lui recupera quello che deve avere e se ne va. È questione di una settimana. È che non otterremo nessun risultato. Proviamoci. Dobbiamo provarci. Non dirmi che per una settimana non puoi farmi questo favore. Il tempo per ottenere quello che gli spetta e poi sono sicura che se ne andrà. E i tuoi genitori? Loro li convinco io. Ah. E i Meia Gomez? Ma chi se ne importa dei Meia Gomez? Monica, mi stai chiedendo di fare una cosa assurda, ma prova per un attimo a ragionare. Io non posso ragionare, non ci riesco. E io non posso fare quello che mi stai chiedendo. Via, Emma. No, Monica. Emma, ti prego, in ginocchio. No, Monica. Sì. No. Soltanto per una settimana, non di più. Senti, Monica, io... Tu sei mia amica, no? Sì. E non ti dispiace vedere in che situazione mi trovo? Come mi stanno perseguitando? Perché non vuoi aiutarmi a farla finita con questi maltrattamenti? Eh? Insomma, Monica, per favore... Ti supplico, Oh, San Gennaro benedetto, che ora sarà, Mauro? Che ora sarà? E io che ne so. Guarda che ora è! Che? Ti rendi conto? Ancora non si vede, Mauro. Che possiamo fare? Le sarà successo qualche cosa, me lo sento. Perché non avvisiamo la polizia? No, 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 no. Perché no, Mauro? No, la polizia senti, no. Senti, la polizia probabilmente ci può dire se le è successo qualche cosa. Ma la polizia... Se capita qualche genitori, incidente, li compatisco, se informati sono loro. Certo. Li compatisco. Chi ha suonato? È il telefono. Il telefono, alto là. Alto là, fermi tutti, rispondo io. Pronto? 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 Chi è lei? Pronto, signora Lucia. Sì, lei chi è? Parli più forte, non riesco a capire un accidente di niente. Sono io, Emma. Ah! Questa chiama sempre nei momenti sbagliati. Cara Emma, sono contenta di sentirti. Non è la nostra Monica, il numero di telefono. Che strazio questo telefono, non si capisce niente. Mi sente? Me l'aveva dato Monica quando ancora era fidanzata con il signor Andrea. Ah, ecco, ho capito. Bene, mia cara, adesso scusami, ma devo riattaccare perché ho un'infinità di cose da fare. Non te ne avere a male. Ciao, Emma cara, ciao. Io non la sto chiamando per avere notizie di Monica, signora. La sto chiamando, anzi, per avvertirla che Monica è a casa mia. Ma che cosa vuoi che me ne... Che hai detto? Come? E che sta facendo? Che dici? L'appunta un insetto, Senti, Emma, cuoricino mio, figlietta mia bella, fammi un favore, ti prego. Senti, tienimela lì in casa, per favore. Tienile in casa e non farla allontanare per nessuna ragione. Sì. È logico che veniamo subito da te. Che domande sono? Va bene, arriviamo volando, ma tu intanto tienila d'occhio. Non fartela scappare un'altra volta, usciamo subito. Mauro, indovina dove sta tua figlia. E dove deve stare mia figlia? A casa di Emma, non sono diventato sordo. Amore mio, ma che sta male? È che è pazza, pazza. Sta diventando pazza, perché sta facendo una serie di spropositi uno dietro l'altro. Me la stanno facendo diventare pazza. Lucia, ma adesso non riesco a parlare un minuto, fammi parlare. Per forza non riesci a parlare un minuto, non riesci a zittirmi, Mauro. Non riesci a zittirmi, perché io non sono una pettegola isterica che parla per parlare, no signore. Io sono una madre disperata che soffre, che è tanto in ansia. Per di più mi è venuto un nodo qui alla gola che le parole non mi vanno più né avanti né indietro. E io non voglio darglielo questo gusto a Emilia Gomez di andarmene all'altro mondo per colpa di questo groppo qui nel Gargarozzo. Tra l'altro devo fare ancora molte cose per la mia povera figlia. Una povera cenerentola che non vale neanche un soldo bucato. E che certo non Mamma ha avuto mia. Una grande fortuna ad avere te come padre, che pensi solo a mangiare e a dormire. Beh, adesso basta, Lucia.
Dobbiamo andarcene di corsa. Finiscila di parlare. Sì! E chiudi quella bocca, fammi il piacere. Ah, il cappello. Ecco il cappello. Grazie, signora. Il mio dovere, gentile. Signora. Mi scusi, signor del barrio. Sì, lei come è venuto qui? Io? È venuto con la sua automobile? Beh, sì, sì, l'ho portata. Bene, ce l'ha. Perché non ci fa un favore? Guardi che ora è. Dove andiamo a trovare un taxi a quest'ora? Dica lei. Da nessuna parte. Può farci la cortesia di darci uno strappo? È questione di minuti. Va bene, signora, vi accompagno io. In questi casi, sì, vero? Conoscete di diritto, no? Grazie, ma certo che lo conosco. Conosco tutta quella zona come le mie tasche. Ah, grazie, signorina Mariuccia. Di niente, di niente. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, e buona signorina. Fortuna. Addio, addio. Oh, santo cielo. Oh, che il Signore mi aiuti. Questo mi è sembrato il giorno più lungo della mia vita. E non abbiamo ancora cominciato. Questo è appena l'inizio. Chissà che cosa mi aspetta domani. Ah, chissà che cosa mi aspetta domani. Fate rumore. Non fare rumore. Se mia madre adesso si sveglia, vi avverto che diventa furiosa con me. Si arrabbia molto. Quando vi ho telefonato, si era appena addormentata. Ah. E si sentiva. Ho pensato bene. Che fosse giusto avvertirvi che era venuta qui. Hai fatto bene, Emma, hai fatto bene. Ma sono sicura che quando lo viene a sapere mi ammazza. Perché, scusa, che c'è di male? Era disperata quando l'ho vista arrivare. Diceva che voleva morire. Oh, povera bambina. Sta fermo, Mauro. Va fuori, aspetta. Perché? Fuori, aspetta. Lucia, fuori. Io sono il papà, ho il diritto. Lo so che tu sei il papà, però adesso aspetta fuori. Shh, perché questo è un affare di donne. Esci, ti chiamo io. Shh. Le ha preso un attacco isterico. Emma, tu non sei un medico, quindi non inventarti le malattie, è chiaro? La piccolina tenera di sua madre. Come sta la mia bambolina? Come sta il mio tesoro? Come stai? Che ti prende? Perché ti spaventi così? Sono io, tua madre. Non sono mica un mostro. Che ci fai qui? Sono venuta a trovarti. Quando sei arrivata? In questo momento. E chi ti ha avvisato? La tua amica. L'avevo pregata di non fare la spia. Ma dai, non hai fatto nessun peccato ad avvisare la madre che sarei io. Te lo può dire lei stessa, eh? Emma, sei una traditrice. Perché gliel'hai detto? Questo non devi dirlo, Monica. Io l'ho fatto per il tuo bene. Ti giuro che l'ho fatto per il tuo bene. Certo. Senti, adesso però mi devi spiegare una cosa che non ho capito. Come ti è venuto in mente di scappare da lì? Hai fatto malissimo. Non dovevi muoverti per nessuna ragione. Ce l'avete tutti con me. Dai, dai, non fare la piagnucolona. Abbiamo saputo tutto quello che è successo, amore mio, nei minimi particolari. E siamo pronti a lottare con le unghie e coi denti per avere ciò che ti spetta. E anche il signor del barrio sta dalla parte nostra e ha detto che tu hai ragione e che devi farti rispettare. Sì. E poi ha detto un'altra cosa, che quel tizio che se ne voleva approfittare, che credeva che tu fossi sola soletta, è scomparso, si è dissolto nel nulla, se l'ha inghiottito la terra. Però è logico, sappiamo che anche lui ha diritto ad avere qualche cosa, se gli spetta, gli spetta. Bisogna essere obiettivi, quindi senza tante storie gliela diamo e l'argomento è chiuso. Ma quello che rimane è tuo, tutto tuo, chiaro? Io non voglio tornare in quella casa, è bene che lo sappiate, non ci tornerò mai più. Come? Non ci torno, non ci torno, non ci torno. Mauro, che c'è? Entra, entra. Che papà! Succede? Monica, papà, niente, ma papà. Non piangere. Senti, non Mauro, piangere, piccola mia. Adesso non tu piangere. La prendi per un braccio e la porti via. Perché? No, come per perché? Favore, andiamo. Non voglio andiamo. Andare. Stiamo non tanto a discutere, fammi quello che ho capito. Monica, stai tranquilla. Ricordati quello che abbiamo detto. Ti prego, Monica. Ci vado, ma una condizione. E tu sai quale? Emma, tu sai bene. Qual è questa condizione? Voglio saperla. No, no, io non lo faccio, no. Io ritorno in quella casa solo se lei si fa passare per me e dice davanti a Andrea Meia Gomez che lei è Monica Morelli. Solo a questa condizione io vengo e faccio quello che dite voi. Solo così. We'll be right back.
pare che il giovane erede sia un ragazzo niente male. E tu come lo sai? Me lo ha detto Simona, perché lei lo ha conosciuto. La signorina Guerrero ha fatto a te questa confidenza? Oh. Beh, sai che brutto periodo è questo per lei. Si stava parlando dell'eredità e lei mi ha detto di averlo visto. Si sono incontrati? Sì, e le ha fatto una gran bella impressione. Non si è vergognata di dirmelo. Pare che sia la copia esatta del padre. Caspita, allora... È chiaro che il suo punto debole sono i Meia Gomez. Mi sembra giusto. Prima il padre e poi il figlio. Avete visto una cartella grigia? Ehi, sto dicendo voi. Che avete tanto da ridere? Stiamo parlando di Simona. Pensa, Ninni, ha conosciuto il figlio del suo amore e ne è rimasto ammaliato. No, già, non mi dire. Dai, racconta, raccontami tutto. Allora, sai che i Meia Gomez non si rassegnano a perdere l'eredità, no? Sì, lo so. E hanno mandato Simona ad abbindolare l'erede. Abbindolare? No, mi dispiace. Può essere diplomatica quanto vuole, ma dubito che possa abbindolare quel ragazzo. Non credo che sia tanto ingenuo da farsi levare tutto così facilmente. Questo mi lo sembra vedremo. Improbabile che ci riesca. Ah... Io so soltanto che quel ragazzo deve essere straordinario. Appena sarà riuscito a impossessarsi dell'eredità, allora cercherà di conoscerlo. Dai, dove è finita la mia cartella? Scusa se non ti faccio compagnia. Ho ordinato solo un caffè perché ho già fatto colazione con mia madre. Ti dovevo chiamare prima. Sì. Allora, che c'è? Niente. Mi avevi chiesto di chiamarti, no? Sì, perché pensavo che dovessi dirmi qualcosa. Chi lo sa? Beh, allora dilla. Hai gli occhi più belli che abbia mai visto in vita mia. Anche quando brillano di rabbia, come ieri. Ancora ti brillano un pochino. Sono gli occhi più dolci del mondo. Mi fanno impazzire. Lo vuoi sapere? Io sono troppo sincera. Il mio difetto più grande è questo. Dico ciò che penso e ciò che sento. Hai capito che ho una gran voglia di... Mi sono spiegata, no? Di fare l'amore con me. Sì, se va anche a te. Non è che ti stai sbagliando. Perché? Non nego che mi faccia piacere ricevere complimenti da una ragazza, ma a me piace conquistare, non essere conquistato. Permesso? Prego. Grazie. La ringrazio. Bene. Se questo è tutto, pago il mio caffè e me ne vado. Scusa se non pago anche per te, ma veramente non ho un soldo in tasca. Spero di ottenere presto ciò che voglio, allora ti potrò pagare tutti i caffè del mondo. Ehi, aspetta un secondo, per favore. Vuoi un consiglio? Continua a lottare, però senza cattiveria. Altrimenti farai del male a te stesso e ti rovinerai la vita. Di chi stai parlando? Dell'angelo sterminatore? Continuo a dire che hai gli occhi più belli che abbia mai visto. Dammi retta. Non inasprirti troppo, perché il tuo sguardo dolce è una cosa stupenda. Ti assicuro che nel mio caso realmente il fine giustifica i mezzi. Quindi ti chiedo un favore. Non parlare se non conosci. No, Andrea. Non è vero che tutti i mezzi sono giustificati da un fine. Anche se cerchi di dimostrarmelo. Insomma, puoi dirmi qualcosa di Monica Morelli o no? Sì o no? E se ti dicessi che... Che? Che Monica Morelli sono io? Come... Scusa, perché non mi ripeti quello che hai detto? Non ho sentito bene. Ti ho domandato se io fossi Monica Morelli. La cosa ti diverte, eh? Moltissimo. Eppure potrebbe essere vero. Aspetta, qui c'è qualcosa che non va. Ma non so.
O io mi sono ubriacato con il caffè, oppure queste cose che hai mangiato adesso ti hanno intossicato. Ma perché non mi vuoi credere, eh? Perché non potrebbe essere vero quello che ti sto dicendo? Ma come puoi pensare che io ti creda? Ma scusa, perché no? Io ero all'indirizzo che tu cercavi. La porta te l'ho aperta io. Sì, mi hai detto che lavoravi per un immobiliare e che eri lì per fare vedere l'appartamento. Esatto, ma posso aver mentito. Potrei essermelo inventato. E perché? Beh, è per cavarmi d'impaccio, per... Non so, va bene, ho capito, le corde, ho capito. Senti, ho capito, va bene? Solo che non mi convinci. Ma scusa, vorrei... Fammi parlare, per favore, abbassa la voce. Io so benissimo che questa è una trappola organizzata da tutti voi, per farmi abboccare e farmi distrarre, ma avete fatto male i vostri conti. Oggi mi approprierò di ciò che mi è dovuto. Mi presenterò con l'avvocato e con mia madre, e non entrerò con grida e strepiti come l'altra volta. No, non voglio fare assolutamente lo stesso errore, no. Se quello che mi stai dicendo in questo momento me lo ripeterai là alla villa davanti a tutti, ma sia chiaro, con le prove alla mano, con le prove, allora sì, la cosa sarà diversa. E tanto perché tu lo sappia, entro un'ora andrò con mia madre a prendere possesso di ciò che è mio, è chiaro? Aspetta, Andrea, lascia che ti spieghi. C'è soltanto una cosa che mi dispiace. Che tu non abbia voluto essere mia amica. Aspetta, Andrea. Ci siamo detti tutto. Arrivederci. Andrea, aspetta un minuto, non te ne andare. Oddio mio, ma che stupida, che stupida. Ma perché gli ho raccontato questa storia se sapevo di non poterla sostenere per tanto tempo? Mi ha chiamato, signorina. Quel ragazzo è riuscito a terrorizzare Monica Morelli. È uscita scappando spaventata. Gli ha lasciato campo libero. Capisco. Quei poveri genitori erano disperati. Pensavano addirittura che l'avessero sequestrata. La madre voleva chiamare la polizia. Secondo me lui ha agito così dietro indicazione del suo avvocato. Ma non credo che gli servirà. Naturalmente no. Lei ha i suoi diritti legali. Cosicché i due hanno avuto uno scontro violento appena si sono incontrati. Sì. E l'unica cosa che lei ha saputo fare è stato di occultare la sua identità, non farsi riconoscere. E ora che può accadere? Non ne ho la più pallida idea. Meia Gomez figlio è sparito per la seconda volta. Tranquilla, mamma, eh? Sì, Andrea, sì. Mamma, ti chiedo un grande favore. Cerca di non emozionarti. E prova a sorridere. Quella casa mi fa rinascere tanti ricordi. Sì, certo, lo so, è più che naturale che ti succeda. Quando saremo arrivati là, lascia che siano gli avvocati a parlare. E quando apparirà quella donna, perché è chiaro che oggi deve presentarsi per forza, non dire nulla. Non guardarla nemmeno. Sono sicuro che questa Monica Morelli è un'altra pedina mossa dai Meia Gomez. Ma molto presto non sarà più un ostacolo per noi. Cara Irma. Mariuccia. Quanti anni. Sei rimasta tale quale. Ma cosa dici, Irma? Il tempo non passa invano. Beh, mamma, per favore, andiamo. Sì, come no. Entrate, questa è casa vostra. Con permesso. Scusi, ricordati, il tuo sorriso più bello. Devi mostrarti tranquilla. Tu che dici? Posso sedermi? Questa casa è tua, per questo sei venuta qui, per riprendertela. Avanti, accomodati. Stiamo vincendo, mamma.
scusa. Con permesso. Quando sei tornata? Eh? Quando sei tornata? Stamattina presto. E perché sei tornata? Beh, perché ho creduto di doverti chiedere scusa. Perché credo di aver sbagliato per aver messo il naso in faccende altrui. Ecco, io credo che uno non dovrebbe immischiarsi in cose che non lo riguardano. Sì, certo. È chiaro, no? Io immagino che adesso tu penserai che la mia presenza deve essere così come 156.000 volte più sospetta. Quante? Vero? 156.000 volte. 157. No. Sì, va bene, 157, hai ragione tu. E poi inoltre. Ah, c'è un inoltre. Avete sentito? C'è un inoltre. Lo vuoi sapere? Sì. Ho portato la mia amica, perché ti serva di sostegno. Ah, di sostegno. Sì, stai parlando di Monica Morelli, no? Sì, Monica sì. Morelli. La mia amica. Sì. Monica Morelli. Sì. Sì, sì, sì. Ok, e dove sta? Scendi subito, adesso te la vado a chiamare. Vedrai che arriva. No, 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 Emma, qui c'è bisogno di un altro ritocchino. Un po' di fondotinta, così diventi più colorita, capisci? E sì. Qui sulle palpebre un po' più di ombretto. È questa la matita marrone? Sì. Ecco bene, adesso con questa matita ti fai una bella riga lunga. Perché? Perché le sopracciglia sembrino più lunghe, è chiaro. È mai possibile che una ragazza come te non sappia accomodarsi un pochettino? Non posso, signora Lucia, non Ma posso. Ma come non puoi? Dammi. Ora vedi se non ti faccio diventare come una di quelle modelle da copertina. Mi scusi, che ma c'è? Io non mi sono mai truccata in vita Va mia. Va bene, però questa è un'occasione speciale, Emma, no. Cuoricino mio. Voglio come faccio morire. A fartelo capire? Voglio morire. Ma che voglio vuoi morire? Basta, finiscila. Mi ascolta. Stai tranquilla che ci penso io. Senta. Dimmi. Glielo dico chiaro e tondo, non ci riuscirò. E sai cosa ti dico io? Che se continui a fare tante storie ti viene la faccia come uno sgorbio e dai la colpa a me. M'ha truccato lei, no signore. Tu adesso devi solo cercare di non tradire Monica perché tu non puoi fare una birbonata no. a Monica. Vero che non puoi fare una birbonata a Monica no. perché lei è la tua migliore amica? No, appunto. Io non ce la farò mai. Io mi conosco. Ce la farai. Mi conosco. Sua figlia mi ha strappato una promessa che io so di non poter mantenere mai. Sì, sì, puoi mantenerla benissimo. Guardi, signora, guardi, mi tremano le mani, sì, mi tremano pure le gambe, mi tremano le sopracciglia, vede? Certo, perché sono posticce. Basta che abbassi un pochino le palpebre e ti faccio diventare divina. Ma quello che ti chiedo di fare, Emma, ascoltami, è che tu non mi ascolti. Tutto quello che devi fare è pensare che questo è il tuo debutto come attrice. Ti ricordi quando eravate bambine che dicevate da grandi vogliamo fare le attrici? Ebbene, è arrivata l'occasione per dimostrare quello che vali, carina. No, adesso ho capito che questo non è un mestiere per me. No, io non lo faccio. Mia cara, non dire una cosa del genere. Per me tu sei soltanto emozionata e spaventata. È vero che è così, ma tu non devi essere né spaventata né emozionata, amore mio. Perché non ti può succedere niente di niente. Senti, adesso ti dico quello che ti succederà. Tu arrivi e pensi, perché pensi, non è vero? Allora pensi, no, io sto recitando in teatro, capito? Sto recitando in teatro o in un teleromanzo, vero che è così? No. Ma sta attenta, non devi recitare, ai, ai. No, no. Queste cose esagerate, no. No. Molto naturale, naturalité. Come dicono i francesi, naturalité, molto naturale. Devi pensare molto intensamente, io sono Monica. Ed ecco fatto, voilà, sei Monica, fa così. Ah, ma io non vedo davvero qual è la difficoltà. Perché devi essere spaventata e emozionata? Non è poi così difficile entrare. No, è difficilissimo, è una pura follia. Perché sono messa in questa favore, maledetta situazione? Calmati. Andiamo, è già arrivato. È già qui, ma vediamoci. No. Ma calmati, no. Non fare così. No, non ci vado. Tranquilla, figliola, vieni qua. Mi prego. Vieni, calmati, su, non è successo niente. No. Adesso no. Scendi e reggi la tua parte, perché no. Non puoi fare una carognata certo. alla tua migliore Ti amica. Supplico, no. Perché Monica è la tua migliore certo amica, che non è vero che è così? Quindi non le puoi fare questa carognata.
No. Ah, un momentino, no. Ho dimenticato il fiocco. Il fiocco? Il fiocco. Non ce l'ho, non ce l'ho. Non può scendere. Ma andiamo, fiocco. Andiamo, no. Come sarebbe a dire. Avanti, si muova, che quello sta aspettando. Andiamo, no, su, venga. Andiamo. Guarda che meraviglia che è. Cosa? La notizia si allargherà a macchia d'olio, è inevitabile. Sai meglio di me che le persone nell'ambiente giornalistico, attenta, non si distinguono certamente per la loro riservatezza. Seppure si volesse mantenere il segreto, questa edificante storia degli eredi di Andrea si diffonderà. Sì. Vuoi un caffè? Sì, sì, grazie. Sì, sarà uno scandalo. E come sempre succede, le chiacchiere finiranno per distorcere la realtà. E qualsiasi giornaletto sensazionalista approfitterà dell'occasione per scuotere l'opinione pubblica e aumentare la tiratura. Oh, che rabbia. Ti capisco. Corri il rischio di farti rubare lo scoop. Quello che non sopporto è che falseranno i fatti. Daranno una loro versione, inventeranno Pronto? Tutto. Ma questo si sa. E il fatto che ti scandalizzi mi stupisce. Dottor del Barrio? Sì. È per lei. Grazie. Pronto? Sì? Come? Sì, va bene. Arrivo subito. Sì, la ringrazio. Arrivo. Grazie. Simona? Era l'avvocato di Meia Gomez figlio. E che voleva? Ha voluto informarmi che sta per raggiungere il suo cliente alla villa dei Meia Gomez. Per favore? Dica. Vuol vedere se è arrivata la mia segretaria? Come no, dottore. Grazie. Si dovranno avvisare gli altri, no? Prova con l'H6. Sì. Sì, sono io. Sto terminando un pezzo. Chi è? E che vuole? Digli che io mi metterò in contatto con lui. Non mi deve chiamare. L'hai trovato? Sì, sì. Carmen, voglio parlare con un fotografo. Ah, sì, quello. È il migliore. Sì, Zanetti? Ho bisogno di due foto. No, no, nell'archivio non c'è niente. Deve scattarle lei agli eredi di Mejia Gomez. Lei le faccia. Per cosa servono è affar mio. Non ti dico che macello, se sapessi quello che abbiamo combinato. È stata una cosa da non credersi. A proposito, volevo chiedervi un favore. Di non dire niente al dottor Del Barrio e agli altri. Perché se no, capite, penseranno che sono una sciocca, questo è certo. E con ragione, lo riconosco. Infatti la storia appare come se io avessi combinato tutto apposta per metterti in un guaio e farti inviperire. Non era mia intenzione, sia ben chiaro. No, no, non lo metto in dubbio. Io non ho mai pensato di farti inviperire, no, perché no. Questo non è da me. Non è proprio nella mia natura. Va bene, tu ti ringrazio. Quello che dico. No, no, ti capisco perfettamente, ma credo che adesso tu sia un po' confusa. Confusa, perché? Sì, perché credo di essere io il colpevole di tutto e che tu sia soltanto una vittima. Beh, se devo essere sincera ti dico... O meglio, diciamo che quella donna è la colpevole. Io sono venuto qui con un grande odio e con molta rabbia pensando di trovare Monica Morelli. Ecco, così. Perfetto. Cocca, sei semplicemente splendida. E ora si può andare. No. Siamo in ballo e balliamo. Io? In ballo? Sì, tu. No. Forza, scricciolo, fatti coraggio. Da qui non mi muoverete, neanche con una gru. Quello che voglio è risolvere al più presto questa situazione, che mi tiene piuttosto sulle spine. Sì, capisco benissimo che puoi stare sulle spine e non posso darti torto perché, voglio dire, immagino che tu adesso penserai che ieri mi sono messa in mezzo per confonderti, per distrarti. No. Ma sia ben chiara una cosa, questa non è mai stata la mia intenzione. Lo so, me l'hai già detto. Io ti ho detto da parte mia che è stato un errore di tutti e due. Io per il modo in cui sono arrivato qui e tu
Per la tua maniera di sfuggirmi, di scappare. Chiaro. Perché sei scappata così? Ma io non sono scappata. Come no? Sia ben chiaro, non sono scappata. Ah no, allora ho inseguito un'ombra. No, forse mi sono spiegata male. Io volevo dire che non volevo combinare un guaio. Perché non c'è motivo di combinare un guaio. E poi scusa, ti pare una cosa logica che io debba assumermi i problemi di un'altra persona? No. Lei capisce quello che dico, vero signora? Ma certo che mi capisce, perché siamo donne. E tra donne ci si intende. Gli uomini sono diversi, eh? Signorina, credo che lei non abbia capito chi sono. Dice che non ho capito chi è lei. Non capisco perché lo dice. Ehi, non è il tuo avvocato? No, non è il mio avvocato. La signora è mia madre.